Francesco Paolo D'Adamo, perché quando si parla della storia di Vasto si parla quasi esclusivamente dei Davalos? La famiglia Davalos, a parte il palazzo, di cui tutti conoscono l'esistenza, ma nessuno conosce la vita che si è svolta in quel luogo, se non qualche stupidello, posso dire stupidello, che parte dallo Ius Primae Noctis, di queste cose, i Davalos, si mangiava la carne di Davalos, queste cose popolari. Per il resto della famiglia Davalos, se andiamo a vedere, non conosciamo niente. Conosciamo quello che mi prendo i meriti, ho divulgato io organizzando il Toson d'Oro, lanciando questa rievocazione storica, ma per il resto che ne sappiamo dei Davalos? In precedenza però ci sono stati personaggi, anche se vogliamo più importanti dei Davalos, o più, se vogliamo, da favola, Rolando Palatino. Io ho trovato il primo nome che conosco della storia di Vasto, a parte Lucio Valerio Budende, questi qua di epoca romana, c'è Rolando Palatino, cui spettano gli stemmi. Si dice che abbia edificato il convento, la chiesa che attualmente è San Giuseppe, la chiesa degli Agostiniani. Rolando Palatino era questo nome, di cui però non si conosce assolutamente nient'altro. Praticamente sconosciuto ai vastesi. Sicuramente, perché se nomini Rogero de Frageniis, se qualcuno non ha studiato la Chiesa di San Giuseppe, non sa chi è Ruggero di Fraine, che manco si sa se è vero che è Ruggero de Fraine, di Fraine oppure qualcos'altro. Lo stesso Riccio da Parma, Corso de Parma, però Riccio da Parma che ha fatto? Chi è? Prova a chiedere anche alle elementari o a Riccio da Parma chi è? È un cavaliere che nemmeno è sicuro fosse di Vasto, ha partecipato alla disfida di Barletta. Dove ci troviamo e perché? Troviamo all'interno della Torre Diomede del Moro, che è una delle torri che circondavano il Vasto. Già prima dei Davalos, nel 1493, fu fatta consolidare e risistemare assieme al castello da Giacomo Caldora. Chi è Giacomo Caldora? Giacomo Caldora è stato signore del Vasto in una maniera molto particolare. Fu chiamato dai vastesi per difendere la città. Lui, che già prima di Machiavelli conosceva come ci si comportava per diventare un principe, entrò nel Vasto e disse: signori, qui dentro comando io, e diventò il padrone del Vasto. Lui aveva già oltre 100 feudi, era anche duca di Bari, era viceré. Se ne parla pochissimo perché il figlio Antonio, quando morì Giacomo, lo fece seppellire senza nessun monumento e nessun'altra cosa, segno di riconoscimento, a Sulmona, in una cappella di famiglia. Di Giacomo Caldora se ne perse quasi completamente la memoria. Esiste qualche libro che parla delle sue gesta, però è raro che si nomini. Torniamo alla storia dei Caldora. I Caldora, se vogliamo, per Vasto, i Caldora sono stati più importanti dei Davalos. Il Giacomo Caldora aveva trasformato il Vasto nella sua residenza invernale. Quando non combatteva, veniva qui e abitava dove attualmente è Palazzo Davalos, aveva comprato l'orto degli Agostiniani e aveva messo mani alla ricostruzione del castello e di tutta la cinta muraria con le sue torri e quant'altro. Però il castello fu una cosa veramente grandiosa per l'epoca. La storia dice che Papa Callisto III aveva nella sua corte Mariano di Jacopo, detto il Taccola, e pare che Giacomo Caldora lo portò a Vasto per riconsolidare il suo castello e lo trasformò nella forma in cui in parte vediamo adesso, perché ci sono stati dei fatti molto particolari.
Ma prima di raccontarci questi episodi, vuoi parlarci di Giacomo Caldora? Giacomo Caldora era nato a Castel del Giudice nel 1368 e si era autoproclamato, come ho detto prima, signore del Vasto. Un fatto particolare che lo trattenne qui in città, che lui aveva trasformato nella sua residenza d'inverno e stava meditando di costruire il castello e quant'altro, il fatto che, dicevo, lo volle trattenere qui è la morte del suo figlio prediletto Restaino, il quale si era recato a Bari per una questione amorosa, aveva avuto un duello, era stato ferito a morte, è stato riportato a Vasto, ma nonostante le cure morì e fu seppellito qui nella città. Se mi chiedete dove sta, non lo sa nessuno, perché dopo l'assalto dei turchi, dei mori, dei saraceni, dei musulmani, non so di chi, nel 1566, Vasto fu saccheggiata, depredata, distrutta, hanno rubato anche i cannoni del castello e di conseguenza molto materiale di prima, molto, cioè quello che era successo prima, molto era andato perso. E poi la cosa particolare è che Giacomo Caldora morì nel 1493, poco dopo che, dopo aver restaurato il castello e le mura, durante un assedio a Colle Sannita, morì perché una goccia di sangue che dal cervello gli scese al cuore, in poche parole ha avuto un ictus, perché gli abitanti si erano rifiutati di dargli le vettovaglie per il suo esercito. Io me l'immagino questo, si è preso un nervoso tale che alla fine, già aveva 70 anni, ci è rimasto secco. Dopo la morte di Giacomo Caldora, che successe? A lui successe il figlio Antonio Caldora, che a detta degli storici non aveva le qualità del padre, ne aveva solo i difetti, un presuntuoso, uno che per voler combattere, cioè competere col re e prendere il posto del re del meridione d'Italia, se l'è inimicato e fu causa della distruzione, se vogliamo, del castello di Vasto, perché il castello era praticamente inespugnabile, perché il castello durante quella battaglia non fu assolutamente scalfito. L'esercito di 8.000 uomini si era schierato all'altezza del cimitero e il Deligny, il fratello di sua moglie, della sua seconda moglie Margherita Deligny, era un esperto di artiglieria, bombardò l'esercito e questo fu costretto alla ritirata. Allora il re decise di assediare Vasto, e essendo già ottobre, novembre, dicembre, faceva freddo, non c'erano rifornimenti da nessuna parte e quant'altro, i vastesi cominciavano a preoccuparsi. Antonio Caldora mica stava a Vasto, stava rifugiato in un paesino dell'entroterra e nottetempo, dice, tornò e cercò di mantenere la folla. Invece questi che fecero? Tramite la famiglia De Santis, che era una famiglia dell'epoca molto influente a Vasto, prese contatti con il re, si misero d'accordo e i vastesi stessi presero il Caldora e lo mandarono via e distrussero il castello, demolirono le torri, demolirono tutto quello che era demolibile. Tutto si potrà dire tranne che fosse amato. Allora, io immagino i vastesi dell'epoca che dicevano: lo padre era una brava persona, ma Gussù è chi è? Come finì la sua storia personale? Finì malissimo perché dopo essere stato salvato, perché era amico del Duca di Milano,
gli hanno requisito i feudi, gli hanno lasciato le cose che erano di famiglia, gli tolsero quello che il padre aveva conquistato e quant'altro, e gli hanno detto non devi lasciare Napoli. Invece lui se ne scappò con la famiglia, se ne andò a Iesi, e a Iesi morì nella più totale miseria. Dopodiché la moglie e i figli però furono richiamati a corte a Napoli e ripresero una vita dignitosa, però da qui in poi non se ne parla più, era finita la famiglia. La dominazione dei Caldora. E dopo i Caldora? Dopo i Caldora arrivò Pietro de Guevara, che fu cacciato per fellonia, poi la città passò alle dirette dipendenze del re e poi alla fine arrivarono i famosi Davalos, che tra l'altro non abitarono quasi per niente a Vasto. A Vasto ci abitò e la trasformò, la voleva far diventare la Urbino d'Abruzzo e quant'altro, la riempì di personaggi illustri, si occupò molto di cultura, di livello sociale e quant'altro. Cesare Michelangelo Davalos, l'unico Davalos che visse e operò nella città. Quale eredità hanno lasciato i Caldora? Hanno lasciato tutta la parte monumentale di Vasto. Hanno lasciato tracce della loro potenza, le torri che ancora vediamo, come questa, come la torre di Bassano, come l'altra torre di Santo Spirito, un pezzo di muro che è ancora visibile vicino a quello che è via Aimone, è una grande storia sconosciuta. Ma Vasto, dal punto di vista strategico, all'epoca quale importanza aveva? Vasto era sulla strada di passaggio di tutti gli eserciti che andavano a conquistare giù la Puglia, delle crociate, tutti quelli che scendevano al meridione d'Italia passavano a Vasto. In più, stando in prossimità del mare, si trovava sempre in difficoltà con le scorrerie dei saraceni, dei pirati di tutti i tipi. Quindi era molto molto ben difesa anche prima dell'arrivo dei Caldora. Nel 1177, quando arrivò Alessandro III, mica tu fai fermare un papa in un posto che non è difeso a sufficienza. E Alessandro III, quando si trattenne a Vasto per raggiungere Venezia, per trattare la pace con Federico Barbarossa, si trattenne un mese qui a Vasto e non è che lo potevano accogliere nelle capanne. Qui invece dove ci troviamo? Questo è l'ultimo brano o uno degli ultimi brani della cinta muraria vastese, della cinta, se vogliamo, caldoresca, e circondata, Vasto era un triangolo, circondata tutta da mura, e dal lato delle lame, se lato mare, c'erano degli strapiombi, dei dirupi, quindi era difficile arrivare. Mentre lato nord e lato ovest erano facilmente attaccabili. Da qui la necessità di costruire il castello potentissimo con almeno 75-80 bocche da fuoco potenti, colubrine e quant'altro, e le torri. Le torri le abbiamo viste, due che ancora esistono, anche se, diciamo, ruderi. L'unica che dà l'aspetto di come dovevano essere le torri in origine è la Torre Bassano, che sta in Piazza Rossetti, e poi ce n'erano altre due al lato, dove sta, per capirci, il Piazza Marconi, il Bar Venezia, le cisterne. Lì c'erano due torri, Torre Moschetta e Torre Bacchetta. Le porte della città del Vasto erano Porta Palazzo, Porta Castello, Porta Santa Maria e Porta Nuova. Porta Nuova era, ai tempi dei Caldora, spostato una trentina di metri all'interno di quella che vediamo adesso. Ci sono delle descrizioni, però non risulta dalle piante che conosciamo.
Ma le bocche da fuoco e tutta l'artiglieria che fine hanno fatto? Allora, se parliamo di quella del periodo dei Caldora, nel 1566 sbarcarono le truppe di Piali Pascià e se le sono portate sulle navi, sono prese tutto. Poi c'erano però quelle successive dei Davalos e di queste rimane ancora la memoria di 6 cannoni, che sono 2 buttati all'ingresso del giardino del palazzo, 3 piantate, 4 anzi piantate nel cortile vicino a alcune porte e 1 che abbiamo donato come comune di Vasto al museo dell'artiglieria all'Aquila. Avevano restaurato e esposto con la targa con sottoscritto donato dal comune di Vasto, faceva una bella pubblicità sia a Vasto che alla storia di Vasto. Purtroppo c'è stato il terremoto, che fine abbia fatto questo cannone o tutto il museo non lo so. Certo è che almeno all'Aquila hanno la scusa che è stato il terremoto a distruggere tutto. Qui noi i monumenti li lasciamo come si può vedere qua o come facendo un giro per la città si può vedere. Speriamo che prima o poi qualcuno riesca a far capire a chi di dovere che la nostra ricchezza sta anche nella nostra storia.